Domanda. Domanda. Cara Maria Giulia, tu che mi conosci da quando eri una bambina? Ragazzina. E sono passati da allora almeno 8 anni, 7 anni almeno. Sì, almeno 7 anni. L'ultima volta che sei venuta a trovarmi, che abbiamo fatto un lavoro insieme, sei rimasta colpita. Esterrefatta. Dai micce. Dai tuoi cazzi. Dai miei cazzi. E volevo chiederti, adesso che sono passati qualche mese, com'è che ti senti da allora e che cosa hai capito, che cosa ti hanno comunicato? Allora, fondamentalmente il punto è che io, come tutte le persone, un giorno di prima mattina ti trovi sti cazzi in vetrina, ok? È ovvio che la mia prima reazione, io che magari a differenza di altre persone ti conosco, ho detto porca troia, Montelli è impazzito, cioè, ma poi mi dispiace. Quindi conti, era un amico. Sì, bravo, bravo. No, esatto, guardi, dice vabbè, è impazzito ragazzi, è finita. Poi dopo fondamentalmente, come tutte le cose, è sempre il discorso del diverso. Allora, quando qualcosa è diverso, magari diverso da cosa, dal tuo normale, magari hai bisogno di un attimo per capirlo. Perché in fin dei conti, cioè, alla fine poi il tuo è un messaggio positivo, cioè semplicemente le persone, e io per prima, rimangono un po' esterrefatte perché siamo abituati a una normalità dove la donna viene spalmata ormai ovunque, cioè anche quella del gelato, della motta, sta leccando un cazzo. Ok, ma il cazzo in vetrina, oh mio Dio, quindi ma non è colpa di nessuno, non è colpa delle singole persone, è un insieme di idee per cui le donne le metti in vetrina e gli uccelli no. Quindi è ovvio che appena tu metti un uccello in vetrina io penso, oh mio Dio, Montelli è impazzito, perché è una cosa che è contro una normalità. Poi dopo, come ogni cosa che è diversa e dunque non normale, o sei pazzo o hai fatto qualcosa di un pelino diverso, e quindi parlando 5 minuti, 10 minuti, 2 giorni, 5 giorni, 20 giorni, che sia, ho detto no, vabbè, ma Montelli ha avuto un'idea originale. Cioè semplicemente è una cosa stravagante, perché è una cosa che poi in realtà le persone comprendono, quindi no, magari è un po' fuori dalla tua norma, cioè dalla norma di chiunque, no? Dalla propria norma, però ci rientra anche, no? Solo che all'inizio viene vista come follia, quindi è stravaganza incompresa, cioè magari appunto le persone non fanno fatica poi a comprenderlo, magari tutti hanno bisogno di un po' di tempo, perché non è normale. E a te finora, diciamo il poco tempo che hai avuto a disposizione, dalla prima impressione ma adesso? Sì, ma dopo diventano simpatici, dopo diventano dei simpatici uccellini col tutù, cioè hanno dei graziosi tutù. Poi a me piacciono la serie Kama Sutra perché comunque hanno queste immagini che, te l'ho detto, sono immagini che anche ti sei inventato te un giorno leggendo il Kama Sutra. Tra l'altro è un libro che ci sono scritte anche delle parole, a onore del vero. No, semplicemente sono immagini dei templi, delle cose che esistono, fatte su un uccello, come piace. È un lavoro di incisione. Però chi se ne fotte, non c'è niente di allucinante. No, assolutamente, però le persone reagiscono. Sì, 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 è bella, stravaganza è quella. L'indifferenza non. No, indifferenza non genera. Che sono stravaganti, sono un po' strani. Allora ho un'ultima domanda. Vai. Il binomio che io uso come comunicazione, cazzo più Dio uguale pace. Vai. Come ti suona? Vai, compreso. Non lo capisco, non lo capisco, però ti lascio tempo. Ma quel dacchetto come ti suona? Ma è simpatico, fa ridere, però che cazzo vuol dire? Me lo chiedi? Vuoi che te lo dica? No, no, mi lascio il tempo di capirlo, quando ne avrò voglia. Un giorno in cui ti dico, oh, ma che cazzo vuol dire? Va bene, è così. Infatti questo è il lavoro che... Come tante persone carinissime entrano qui e curiosamente dicono, oh, ma che vuol dire? Scusa, ma che ti è venuto in mente? Esatto, ma cosa... Che generalmente è il contrario. Cosa avevi voglia? Esatto, no? Mentre invece... Dai, non te ne lo devo dire? Vuoi sapere? No, ho detto che non lo voglio sapere. Ah, ok.
Vengo, allora, sì, va bene, lo aspetterò quel giorno dove magari nel frattempo io sono riuscito a comunicarlo con magari in modo più le idee che ho. Cioè esplicito. L'impegno che mi sono preso è un bel impegno, perché riuscire a farlo risultare simpatico là dove fa sempre venire un po' di imbarazzo. Sì, è solo una cosa simpatica, esatto, è quello che dico. È tutto troppo preso sul è serio. È il salvatore. è solo un pisello di gesso. Ceramica fredda anche. Scusa, ceramica fredda. A volte paraffina. A volte paraffina. Si possono fare le candele. Il mosaico anche. Bello. Però nel senso... C'è una mosaicista che me ne sta facendo due, uno... Ma ha già fatto l'arlecchino. Mi deve fare la colombina e il pierrot. Il mosaico. Disegnati sull'uccello. Sì. Venga, deve studiare il fatto di dare il senso del costume di colombina alla forma del cazzo, fondamentalmente. Mi sembra... Non è facile, capito? Però da un cazzo a una colombina... Molto brava. Ah beh, sarà sicuramente un modo di misurarsi anche per lei. E allora Maria Giulia, siamo a posto così? Questa è la tua esperienza. Dottore, a posto, tutto a posto, posso andare, dottore? Sì, secondo me lei è in salute, abbiamo fatto un controllo e tutto risulta ok. Cioè, lo dice lei. La scienza. La scienza.